Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Oggi parliamo di Aida Jespica, costretta a passare il Natale senza suo figlio. Sarà un Natale triste per lei, dato che ormai non lo vede da 2 anni. Purtroppo Aida sta vivendo un dramma iniziato a causa di una truffa che l'ha portata a perdere tutti i soldi. Ma dov'è ora suo figlio? E come mai non può vederlo da così tanto tempo? Aida ha deciso di affidarlo a Ferrari, il suo ex marito, dopo alcuni problemi economici che hanno stravolto la sua vita. Intervistata dal settimanale Nuovo, ha spiegato: «Dopo una truffa subita, che mi ha lasciata senza soldi, ho deciso insieme al padre che sarebbe stato meglio a Miami, dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali. Ho scelto il meglio per lui per garantirgli un futuro. Ora il figlio Aaron, avuto 13 anni fa dall'ex calciatore Matteo Ferrari, vive a Miami con il padre. Aida non può raggiungerlo da 2 anni. Come mai lei non può andare a Miami?» A svelare il motivo è stata lei stessa che al settimanale Nuovo ha spiegato: «Siccome sono venezuelana, per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno». Ormai da 2 anni Aida Jespica si accontenta delle videochiamate con il figlio Aaron, anche se ovviamente non è la stessa cosa. Intanto in Italia Aida Jespica si gode il suo nuovo amore. Dopo l'addio a Geppi Lama, da circa un anno la showgirl fa coppia fissa con l'imprenditore padovano Mirko Maschio. Per amore Aida ha lasciato Milano e si è trasferita a Padova. Accanto al nuovo fidanzato, la Jespica sta pensando di allargare la famiglia. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.